Sono gravi le condizioni di un bambino di 10 anni contagiato dal Covid e sottoposto a ventilazione assistita in terapia intensiva. Positivo anche un neonato contagiato dalla mamma. Situazione molto preoccupante, necessario procedere con i vaccini per i più piccoli. 6 pazienti ricoverati in una notte, posti letto allestiti in ogni reparto al San Bortolo, sanitari sotto pressione per il ritorno di tanti pazienti contagiati in condizioni serie. Siamo nel pieno dell'emergenza. Ancora un'aggressione, una giovane donna racconta di essere stata aggredita in zona Eretenio, rientrava da una cena, ha temuto di morire, è l'ennesimo episodio di una criminalità che spaventa, davvero. I partiti di minoranza all'attacco del sindaco Francesco Rucco, al centro della polemica è la sicurezza. Dopo una serie di aggressioni e atti di violenza, i vigili saranno spostati dai bus al controllo del territorio. Qualità della vita, la città bocciata nella classifica annuale. Mentre tanti centri del Veneto, Treviso in testa, scalano la classifica sulla qualità della vita, Vicenza perde 3 posizioni. Mancano medici e cultura. Un servizio salvavita all'ospedale di Sant'Orso, l'emodinamica cardiologica sarà attiva 24 ore su 24, stop ai trasferimenti a Bassano per interventi che possono fare davvero la differenza. La crisi senza fine dell'Ane Rossi, Vicenza è ultimo da solo, i record negativi si moltiplicano, anche il mercato di gennaio rischia di diventare inutile.